Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, questo nostro piccolo salotto zen dove noi ogni settimana coltiviamo tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, allo spirito e anche all'anima. Allora, abbiamo una puntata davvero interessante, abbiamo dei volti che già voi conoscete, sono degli ospiti che ritornano mensilmente qui da noi. Vi ripresento subito Fabrizio Reggiani, esperto di salute e di benessere. Buonasera, buonasera. Ben ritornato. Grazie. Ricordo che ci davamo del tu, quindi ciao Fabrizio. Sì, sì. Tutto bene? Ma sì, tutto bene, tutto a posto. Solito, solito. Poi abbiamo qui con noi il titolare di Renaco Italia, Fabio Ravanello, che è fitopreparatore. Buonasera, ben ritornato. Buonasera a tutti. In Italia o di ritorno dall'estero? In tempi, nel senso, ho fatto una puntatina all'estero, però... per visionare un attimo la questione, ultime novità. Le ultime novità. Benissimo, di dopo ci racconterà magari qualcosa in più se possiamo carpire delle informazioni. E poi abbiamo qui con noi la dottoressa Anna Maria Sgarbi, medico chirurgo, specialista in iridologia medica, esperta in medicina potenziativa e anti-aging. Buonasera e ben ritornata. Buonasera, grazie. Allora Fabrizio, l'argomento che abbiamo scelto oggi è ovviamente collegato alla natura, ai fitopreparati e abbiamo deciso di dedicare questa puntata all'asse intestino-cervello. Esattamente. Come mai? Ma semplicemente perché, visto che insieme alla dottoressa Sgarbi, ma con Fabio stesso, si parla, si incontrano tante persone e purtroppo c'è una mancanza di conoscenza da parte delle persone, cioè tanti sanno che l'intestino è il nostro secondo cervello, però la domanda perché, le risposte, cioè, si potrebbe scrivere, sì, no, ma le barzellette, cioè, se ne sentono un po' di tutti i colori. Cioè, dietro invece c'è un discorso scientifico, cioè non è che l'intestino è stato denominato secondo cervello perché se ho mal di pancia mi viene anche mal di testa. Molto semplicemente, che poi semplice non è, è perché a livello intestinale noi abbiamo una serie di neuroni, cioè all'incirca 100 milioni di neuroni, che sono gli stessi neuroni che popolano il sistema nervoso centrale. E già questa è una notizia che anche alcuni specialisti non sanno o non è che ne abbiano conoscenza vera. Per questo motivo, per questo semplice motivo, se a livello intestinale qualcosa non funziona, l'asse intestino-cervello, cioè i neuroni intestinali comunicano con i neuroni del sistema nervoso centrale e viceversa. Quindi questo circolo, questo sistema comunicativo può subire delle variazioni sia se dal sistema nervoso centrale partono degli impulsi sbagliati o alterati, quindi sono particolarmente stressato, è abbastanza normale che ne risenta anche a livello intestinale, e questo più o meno lo sanno tutti, ma è altrettanto vero il contrario. Cioè, la depressione, che è un male purtroppo conosciuto e tante persone ne soffrono, non necessariamente parte dal sistema nervoso centrale, ma potrebbe anche partire dai neuroni dell'intestino. Perché? Perché se ho un intestino che per mille motivi, alimentazione sbagliata, mancanza di micronutrienti, intossicazione da farmaci, mille sono le cose che lo possono generare, è chiaro che l'intestino dà degli impulsi sbagliati al sistema nervoso centrale e io ne risento a livello di benessere. Quindi la questione intestino è una questione che va affrontata scientificamente, cioè non per sentito dire. Purtroppo, come al solito, le persone si fanno influenzare, poi in questi giorni abbiamo assistito proprio alla massima influenzabilità, basta che uno dica una cosa, però rispettosamente parlando, se ragioniamo di probiotici o prebiotici o di prodotti specifici come possono essere quelli a Renaco, facciamo attenzione, perché quando parliamo di, in caso di pinco pallo 6 miliardi, allora 6 miliardi di batteri, è la dose da bambino sotto i 30 kg, cioè cerchiamo di capirci. Cioè, se parliamo di un prodotto specifico che faccia qualcosa a livello intestinale, dopo che si sono fatti i test specifici per capire cosa c'è che non va, non perché l'ha preso il mio amico che sta bene, qua torniamo al magnesio famoso delle puntate precedenti, ragioniamo nell'ordine dei 24 miliardi, 20 miliardi, cioè quello è un fare qualcosa, ma non sicuramente buttare giù dell'acqua, voglio dire dell'acqua naturale. Quindi stasera si è deciso appunto con Fabio, con la dottoressa Sgarbi, di informare, di fare informazione sul fatto che uno, se
mangio e mi gonfio, se faccio fatica a, dopo mangiato mi viene sonno, se faccio fatica a andare di corpo, e questa è una, non è una questione passeggera, perché è chiaro che... Sì, poi ci sono anche tante persone che passano dalla stipsi, la diarrea, ecco, diarrea cronica. Allora, c'è una scala che... addominali. Allora, io invito le persone ad andare su internet, visto che questo magico mondo ci può dare qualsiasi tipo di informazione. C'è una scala specifica che si chiama scala di Bristol, che io tutte le volte che la tiro fuori la gente si mette a ridere, che va in un qualche modo a dare una numerazione alla pupù, tanto per capirci. Si passa da un transito molto veloce a un transito molto lento, a metà, diciamo, dovrebbe essere l'ideale, ma io vedo che l'ideale quasi nessuno ci arriva. Se questi problemi non sono passeggeri, chiaro... Si chiaro, passa dalle feci della pecora a quella completamente liquida, allora, è vero. Però se torno da un viaggio in un paese esotico, sono stato là 15 giorni, è abbastanza normale che per un paio di giorni devo riprendere il giro, ma visto che arriva gente che ti dice io è 3 anni che mangio e mi gonfio, è 3 anni che ci vado oppure non ci vado per 15 giorni oppure ci passo la giornata in bagno, cioè, 3 anni, cioè, allora forse magari, ma sono stato lì, mi hanno detto che lo stress, adesso capisco tutto, però oggi come oggi ci sono dei test alla portata di tutti, da costi sostenibilissimi, test sul microbiota intestinale, poi la dottoressa Sgarbi sarà molto più specifica su questo tipo di test, che ci possono dire effettivamente cosa non va all'interno del nostro intestino. Una volta che so cosa non va, dietro c'è comunque anche un percorso terapeutico che può portare molto lentamente, perché l'intestino è una delle cose più delicate, e un attimo a distruggerlo, ma mesi a rimetterlo in sesto. Poi anche con Fabio più di una volta si parlava, ci sono tante filosofie di rinoculare, che serve, non serve, però voglio dire, non è una cosa pizza e fichi che entro in farmacia, prendo un prodotto uno per l'altro e sistemo la questione. Allora, è chiaro che la questione, sicuramente in farmacia una mano la possono dare, però partiamo sempre e torniamo sempre lì, cioè non è che con un prebiotico o con un prodotto specifico risolvo la situazione, perché se vado avanti a mangiare col badile tutto quello che mi capita davanti, è chiaro che... Cioè, però ci sono anche tante persone che mangiano bene, cioè che tolgono il glutine, che tolgono, non so, decidono di fare un'alimentazione vegetariana, vegana, eppure questi problemi intestinali, ma eppure perché o non migliorano o no, non passano o addirittura in certi casi aumentano. Allora, quindi è veramente una cosa molto complicata. Sconfino un attimo nel territorio della dottoressa Sgarbi. Gestire il proprio sistema, l'apparato digerente. Certo, però non è che noi possiamo decidere... Lo vedo anche nella nostra famiglia, no. Mia sorella vegetariana ha sempre bruciore di stomaco, certo. Perché di base il concetto... Togliamo il glutine, non mangiamo questo, non mangiamo quello, prendiamo proprio... eppure... No, eppur si muove per il semplice motivo che se parliamo di medicina potenziativa o medicina rigenerativa, cioè non è che io... Allora, io posso fare una scelta morale di dire rinuncio a mangiare determinati cibi e quindi mi devo buttare necessariamente su qualcos'altro perché non è che posso vivere d'aria. Attenzione che c'è una genetica. Cioè, i test genetici nutrigenomici che la dottoressa Sgarbi fa servono proprio a quello, a misurare l'impatto che i cibi hanno sul mio corpo. Allora, se io ho un profilo avverso verso determinati cibi e per scelta ho deciso di rinunciare a tutto il resto e mangio solo quello, è chiaro che io bene non starò mai, perché se geneticamente il mio fisico è predisposto a un certo tipo di alimentazione, quindi il fatto che in Italia si tolga il glutine è come andare in Inghilterra a togliere la birra, cioè è una di quelle cose che secondo me non è che abbia molto senso. Se si arriva ad avere un'intolleranza al glutine a 50 anni non è un'intolleranza, è un'intossicazione, che è tutta un'altra roba. Cioè, quello è la punta dell'iceberg. Il glutine mi dà fastidio, ma se si va a fare un accertamento vero e proprio ci sarà uno stato infiammatorio che è micidiale, quindi è chiaro che il glutine è una delle cose che mi dà fastidio. Di base non è che togliendo il glutine sto meglio, ma l'infiammazione non è che mi passa. Quindi tante volte si va per sentito dire, si va per scelte, ma non è sempre detto che le nostre scelte si sposino con la nostra fisiologia. Quindi le cose si possono fare anche bene, però bisogna mettersi lì un attimo e seguire un certo percorso, che non necessariamente deve essere medico, però oggi gli strumenti ci sono tutti. Quindi un test nutrigenomico mi dice che impatto hanno i cibi sul mio corpo, e non sbaglia, perché un test nutrigenomico
di media qualità ha una precisione del 99,6%. Quindi non è che posso attaccarmi allo 0,4 dicendo vabbè, però sai, magari lo 0,4%, cioè al 99,6% se quel cibo lì il mio profilo genetico mi dà non compatibile, è inutile che io insista a mangiarlo. Quindi uno è vegetariano, perfetto, ottima scelta di vita, io non mangio carne da quando ho 11 anni, ma ho avuto fortuna, perché quello che sto mangiando un grosso fastidio non me lo dà, ma se avessi avuto un profilo che era avverso a tutto quello che sto mangiando, tornavo a mangiare la carne, perché va bene la scelta filosofica e moralistica, però è altrettanto vero che se devo stare male tutta la vita per non mangiare una coscia di pollo, mi dispiace per il pollo ma me lo mangio. Cioè il concetto è quello lì, bisogna sempre riuscire a far combaciare le cose. Tutto qua, quindi stasera vedremo un attimino insieme a Fabio, insieme alla dottoressa Sgarbi, di capire cosa si può fare quando uno si trova con delle problematiche a livello gastrointestinale e quindi come affrontare. Ripeto, sicuramente bisogna guardare, puntare sull'alimentazione, ma è chiaro che quando si arriva ad avere delle manifestazioni gravi, gravi o comunque pesanti da sostenere, è chiaro che non è che solo col cibo ci posso arrivare, è chiaro che all'inizio io devo sostenere il mio apparato gastrointestinale e dargli una mano per risolvere le problematiche. Ecco, mi piacerebbe capire da Fabio, visto che lui ha girato un pochino il mondo, è entrato in contatto con questi, diciamo, uomini e donne in medicina di queste località che sono comunque molto, diciamo, selvagge, no? Dato nelle varie foreste, nei luoghi incontaminati. Capire se in quei luoghi, visto che comunque le piante che lei, questi fitopreparati, arrivano appunto da queste zone che sono incontaminate, che quindi vengono trattate in un certo modo, i preparati vengono fatti secondo, diciamo, sia a livello, diciamo, tradizionale antico, ma poi vengono trattati in laboratorio con le ultime tecniche moderne. Capire in questi luoghi l'apparato digerente di queste persone. Com'è? Cioè loro, anche loro da millenni utilizzano queste piante per i problemi gastrointestinali? Allora, tendenzialmente c'è da dire che in questi luoghi i problemi gastrointestinali sono un po' diversi dai nostri, perché la qualità dei cibi è estremamente elevata, hanno di controparte hanno, diciamo, un qualche problema di pulizia dell'acqua e di contaminazioni un attimo batteriche. Diciamo che i prodotti intestinali. Quindi abbiamo capito che l'alimentazione è la prima cosa, anche là mangiano bene o comunque mangiano più frugale rispetto a noi, magari hanno meno cibi conservati rispetto a noi. Però non hanno il problema di integrare con probiotici, perché diciamo. I batteri che ci sono sulla frutta, sulla verdura, loro fanno parte della loro alimentazione, li hanno integrati bene, non sono batteri particolarmente patogeni, per cui a parte qualcuno che può avere qualche contaminazione dell'acqua, può avere problemi, però generalmente loro sono in equilibrio con il nostro, con il loro ambiente. Qui da noi abbiamo dovuto prendere un approccio un attimo diverso per andare a trattare, diciamo, le problematiche italiane, europee, che sono diverse dalle loro, perché fondamentalmente noi ci siamo concentrati sul fatto che avendo un'alimentazione non troppo armonica, diciamo, chiamiamola spigolosa per rendere l'immagine, avendo un'alimentazione spigolosa andiamo a irritare l'intestino. E quindi cosa abbiamo pensato per aiutare fondamentalmente questo intestino irritato? Utilizzare delle sostanze antinfiammatorie che abbiano come particolarità, abbiamo cercato qualcosa che non venisse assorbito, qualcosa che mi facesse un effetto di una crema. E cosa è che abbiamo cercato? Che senso, il senso di una crema? Qualcosa che si deposita sulle pareti dell'intestino, rimane nelle pareti dell'intestino e me lo mantiene sfiammato. Questo sfiammare l'intestino dà tutta una serie di benefici anche sia la motilità, sia il gonfiore, sia al
proprio anche alla regolarità dell'intestino. Anche perché, come diceva giustamente Fabrizio, io tolgo il glutine, se sono intollerante al glutine o mi sono assuefatta dal glutine, però non è detto che anche se io tolgo quell'alimento il mio intestino si sfiammi, no? Esatto. Cioè, da solo fa fatica. E quindi abbiamo utilizzato un preparato a base di boswellia e carciofo che mi sostiene il fegato nelle sue funzioni. E la boswellia è una resina, l'abbiamo macinata per avere una granulometria insolubile, nel senso questa resina insolubile, una granulometria adatta che quando viene ingerita si disperde sulle pareti dell'intestino e me lo sfiamma. Questo nel medio-lungo periodo, ma senza neanche tanto aspettare, dà un notevole beneficio. Poi nel dettaglio la dottoressa Sgarbi spiegherà perché questo avviene. Però voi vi appoggiate molto anche con i vostri studi, con i laboratori, con i tecnici, lei poi è anche fitopreparatore che dà una grandissima esperienza. Conoscete molto bene anche la medicina tradizionale cinese, sì. Quindi si lavora molto anche sui meridiani, su queste conoscenze che sono antiche, che vanno a lavorare, cioè l'organo non è più visto come diciamo ente a sé stante, ma si collega diciamo come se fosse una medicina sistemica, no? Allora, cioè, non è un... abbiamo sviluppato dei prodotti che abbiamo preparato che mi lavorano direttamente a livello di meridiani. Diciamo, abbiamo fatto una linea, si chiama Rea Yang, e mi lavora sui vari meridiani, per cui il prodotto che mi lavora sull'intestino crasso mi va a compensare anche il polmone. Oggettivamente, quando uno ha problemi all'intestino crasso, spesso e volentieri anche quella tosse, anche dei problemi a livello respiratorio, appunto perché c'è questa connessione energetica, e sappiamo che a livello i meridiani sono stati studiati, sono stati visti, e la scienza ufficiale dice che esistono, si possono misurare. Si vede molto bene nei bambini, no? Esatto. Il bambino che è intollerante a qualcosa provoca la dermatite e si tampona dermatite con i cortisonici e poco dopo sfocia l'asma, no? Molto spesso capita così, quindi collegamento intestino-polmone. Esatto, perché ci son appunto questi collegamenti che di fatto confermano ogni volta che l'uomo è un tutt'uno. Non è che tu stacchi un pezzo e lo puoi curare, sì, fino a un certo punto, devi sempre controllare il contesto. Ma nella medicina tradizionale cinese questo è molto ben visto, per cui guardano sempre le relazioni e quando viene fatto un prodotto seguendo questa logica, si guarda sia cosa andrà a potenziare e cosa andrà a scaricare, perché spostando un equilibrio si crea un altro disequilibrio. Per cui, perché quindi allora boswellia e carciofo, se non ricordo male? No. Il carciofo mi va a sostenere esatto. Diciamo, nel prodotto col pancia non è fatto con la logica della medicina tradizionale cinese, perché a questo si aggiunge un prodotto fatto con la logica. È un fitopreparato, sì. Un preparato, per cui nel col pancia c'è dentro la boswellia e il carciofo. Il carciofo perché mi sostiene il fegato, mi sostiene le funzioni epatiche e la boswellia perché ha un'azione antinfiammatoria tipo topico. Quindi si va a depositare sulle pareti dell'intestino e lo sfiamma. Quindi sfiammando l'intestino l'organismo stesso evita di produrre tutta una serie di sostanze proinfiammatorie per difendersi da quello che lui ritiene nocivo, e più lui sente che c'è qualcosa di nocivo, più produce queste sostanze. Si crea un loop per cui alla fin fine diventa difficile passare a uno stato, ritornare a uno stato naturale di salute, perché c'è questo loop. Andando a dire
all'organismo no, non c'è più l'infiammazione, il cervello che è direttamente collegato evita di produrre determinate sostanze e tutto torna sulla normalità. Diciamo, alla fin fine il preparato va a correggere un errore di comunicazione tra l'asse cervello-intestino. Ecco, dottoressa Sgarbi, mi piacerebbe capire, quando arrivano da lei, visto che lei è esperta di medicina potenziativa, in che modo si lavora appunto sullo stato di salute potenziando il funzionamento dell'intestino? Cos'è la prima cosa che si fa? Beh, noi dobbiamo prima di tutto, attraverso l'anamnesi, capire qual è la situazione di disfunzione a livello digestivo, e quando si parla di digestivo si intende tutto, diciamo, l'apparato gastroenterico, perché tutto, come si diceva prima, è collegato. Quindi si parte proprio dall'assunzione dei cibi in determinati orari, con determinate modalità, con l'associazione dei cibi che sia non da produrre poi delle situazioni di disconforto e di disagio a livello del sistema enterico generale. Quindi banalmente detto, cominciando dalla masticazione, perché noi ci dimentichiamo, quando parliamo di intestino pensiamo subito all'ultima parte, ma non possiamo disgiungere questo grosso organo. E nell'organo c'è un altro organo, che è quello del microbiota intestinale, che è stato calcolato essere di una entità enorme e di pesare addirittura 1,5 kg, e 1,5 kg pesa il nostro cervello. Quindi all'interno del nostro intestino c'è questa miriade di batteri che devono restare in sintonia tra di loro, tanto che si parla di ecosistema intestinale. Quando questo ecosistema intestinale si rompe per determinati fattori, che possono essere la cattiva alimentazione, l'assunzione di farmaci, l'introduzione attraverso gli alimenti di pesticidi o di sostanze nocive o di metalli pesanti, o addirittura di farmaci che possono sicuramente andare a rendere più fragile questo sistema, quando questo equilibrio si altera si parla di disbiosi. Non c'è più una eubiosi, ma una disbiosi. La disbiosi vuol dire che ci sono alcuni batteri che prevalgono su altri. Si è rotto quell'equilibrio fisiologico che doveva invece aiutarci a mantenere le nostre funzionalità. E la funzione di tutto il sistema gastroenterico non è solo quella della digestione, dell'assorbimento, è quella di produrre anticorpi, perché se noi dovessimo stendere, questa è una cosa che si dice sempre, le cellule del nostro intestino in un piano, arriveremo a una dimensione di 300 metri quadri, i due famosi campi da tennis, perché nelle fotografie poi che stanno passando, che voi avete già fatto vedere altre volte, si vede questa lunghezza dell'intestino che è potenziata ancora di più dalla presenza dei microvilli e di tutte le dei villi e dei microvilli che potenziano ancora di più il contatto con quello che arriva all'intestino. E quello che arriva all'intestino viene dalla digestione precedente, viene dall'esterno, quindi l'intestino deve essere munito di una fisiologica attività di riconoscimento dell'esterno, del non self, del non sé, diciamo, per processarlo e poterlo fare capire al nostro intestino che ha la possibilità di assorbire i nutrienti, elaborandoli poi fino ad arrivare a una formazione di quelle che sono le nostre scorie che devono essere eliminate. Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno di questi batteri, perché lavorano per noi, sono indispensabili alla vita, e dobbiamo cercare di mantenere il più correttamente possibile equilibrato questo sistema. Quindi sicuramente dobbiamo nutrirlo, e nutrirlo in maniera corretta. Per esempio, i test che poi si vanno a fare sull'intestino per cercare di capire in cosa consiste questa disbiosi, sono test che ci danno dei parametri legati per esempio alla fermentazione o alla putrefazione che avviene nell'intestino. I test che fanno riferimento all'indacano o lo scatolo sembrano parolacce, ma di per sé sono solo un'indicazione del fatto che la nostra flora batterica abbia più una predisposizione o si sia messa nelle condizioni di avere una patologia di tipo o fermentativo o putrefattivo. Per quanto riguarda la patologia di tipo fermentativo, che è quella che forse noi avvertiamo di più quando dopo un'ora dal cibo ci sentiamo gonfi o abbiamo delle flatulenze, del meteorismo, è quella legata soprattutto comunque a un'assunzione squilibrata
di zuccheri, soprattutto di zuccheri semplici, oppure un abbinamento a livello proprio del pasto, per esempio di frutta troppo vicino al pasto, che fa fermentare le fibre che noi abbiamo introdotto con l'alimentazione precedente. Mentre invece quando abbiamo una situazione di, soprattutto legato alle proteine di origine animale, un eccesso di proteine di origine animale, si vengono a creare delle molecole che hanno proprio un nome che dovrebbe già spaventarci, che si chiamano cadaverina e putrescina, che sono quelle che ci indicano proprio che nel nostro intestino non c'è questa attività come da logica fisiologica, e si formano delle molecole che vanno poi a intaccare la mucosa intestinale. La nostra mucosa intestinale, che ripeto è amplissima, è già di per sé protetta dal muco, i nostri enterociti producono questa protezione mucosa che è distribuita su tutte le mucose del nostro organismo, per cui partiamo dalla bocca, partiamo dall'esofago, dallo stomaco e da tutto il tratto intestino tenue, intestino grasso. Ma se vogliamo ricondurci un po' a quello che stava dicendo prima il nostro fitopreparatore parlando di medicina cinese, anche le mucose del polmone ovviamente sono prodotte dai muchi, ci sono dei microvilli che producono queste sostanze di protezione. Quindi noi dobbiamo fare in modo che questa protezione venga mantenuta. Purtroppo tante cose fanno sì che si alteri. Questo rende la mucosa, diciamo, più sensibile, e quando andiamo incontro per genetica o per situazioni infiammatorie piuttosto gravi a malattie più importanti, che sono malattie infiammatorie croniche nell'intestino, quindi la retocolite ulcerosa piuttosto che il morbo di Crohn, lì abbiamo veramente una situazione di alterazione della struttura. E quindi lì veramente dobbiamo fare un discorso che non comprende solo l'alimentazione, ma che prende in visione tutto l'organo, e quindi andare a riparare con farmaci se è il caso. E comunque dobbiamo partire da una situazione di corretta alimentazione. Vorrei solo dire un'altra cosa. Che quella che mi rallaccio a quello che stava dicendo Fabrizio all'inizio, il fatto di andare a farmacia a prendere dei probiotici. Allora, il microbiota è l'insieme dei nostri, diciamo, probiotici, cioè di tutti questi batteri pro vita, quindi sono i nostri attivatori di situazioni di nutrizione e di difesa. Quando andiamo in farmacia e chiediamo un qualcosa, se non abbiamo fatto dei test specifici, e i test, diciamo, sull'ecosistema intestinale e sulla disbiosi ci possono addirittura dire di che cosa abbiamo più bisogno, dobbiamo perlomeno valutare con il farmacista la presenza dei nostri batteri amici, che sono fondamentalmente i lattobacilli e i bifidi, che rappresentano almeno l'80% della nostra popolazione intestinale. E l'altra cosa molto pratica che voglio dire è che tante volte si sente ancora oggi dire che i probiotici devono essere presi a stomaco vuoto. Ecco, questa non è assolutamente vero. I probiotici sono batteri che devono avere un campo di nutrizione. Devono mangiare, no? Devono mangiare, quindi dobbiamo prenderli con un pasto. Anche perché poi il nostro ambiente dello stomaco è molto acido e li distruggerebbe. E quindi a stomaco vuoto facciamo una bella prendiamo pulizia all'inizio di un pasto o al massimo una mezz'ora dopo. E l'altra cosa, quando abbiamo, siccome per tradizione i probiotici si prendono solo quando facciamo una cura antibiotica, ecco, non è che bisogna aspettare di finire la cura antibiotica per prendere i probiotici, bisogna prenderli contemporaneamente, perché almeno andiamo a cominciare a tamponare questa situazione. Sono cose banali, ma che devono essere, diciamo, essere chiare al fruitore, a qualsiasi di noi, cioè che si approccia a voler avere un intestino che lavori il meglio possibile, che ci possa dare la possibilità di mantenere un ecosistema a tutti i livelli. Quella a cui accennava prima all'inizio Maurizio, questa correlazione tra questa correlazione tra intestino e cervello, nella medicina funzionale si chiama PNEI, psico, neuro, endocrino, immunologia, e dimostra che c'è un passaggio di ormoni o micro ormoni o comunque particelle di informazione che passano dalla psiche, quindi dalla parte più, diciamo, anche di tipo neurovegetativa, al sistema nervoso, al sistema endocrino. Il nostro intestino è un sistema endocrino, perché produce
tantissimi ormoni, e la parte immunologica, perché l'informazione arriva poi a stimolare quella che è la difesa del nostro organismo. Allora adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto, io la ringrazio perché abbiamo una pausa pubblicitaria da rispettare, state con noi perché subito dopo cercheremo di capire quali sono le piante, i fitopreparati che ci possono essere di aiuto appunto per sfiammare e ripristinare il funzionamento del nostro intestino, lo faremo tra poco. Bene, tornati in studio, brevissima pausa pubblicitaria. Allora, adesso faccio una domanda a Fabrizio, visto che ha raccontato durante la prima parte di trasmissione, noi che ci conosciamo già da un po' di tempo, che è vegetariano, che mangia un sacco di dolci. Purtroppo sì. E che non ha neppure problemi intestinali, quindi. Quindi qualche segreto ce l'avrai, no Fabrizio? No, ma non è segreto, è fortuna, la mia è fortuna. Come dicevo all'inizio, appunto, le scelte hanno comunque sempre un prezzo da pagare. Quindi tante volte le persone decidono di intraprendere dei percorsi alimentari più per sentito dire che per altro. Però quello che io ho avuto fortuna, perché ovviamente essendo vecchio, quando io ho fatto vabbè, sono vecchio. I giovani direi sono quelli... anche di no, vabbè dai, se no, vogliamo, no, vecchio, se ci paragoniamo dei ventenni, siamo tutti un po' più anziani. Allora, chi ha un figlio di 28 anni e, uno di, e l'altro di 21 non può dire che è giovane, perché dice, beh, allora i tuoi figli cosa sono? Cioè, quindi sono vecchio, ma con orgoglio tra l'altro, però voglio dire, ai miei tempi non è che c'erano tutte queste possibilità, cioè oggi veramente è diventato facile poter capire come stare bene. Una volta invece era una questione di sperimentazione. Allora, io quando a suo tempo ho persi 45 kg, ma non c'era niente a disposizione, cioè le possibilità non erano tante, cioè o finivi o non mangiare? No, capo di concentramento, cioè nel senso che i percorsi alimentari che c'erano una volta erano quelli da 800-900 calorie al giorno, cioè morivi di fame, chiaro che perdevi peso, poi li riprendevi tutti alla velocità della luce. Cioè io ci ho messo qualche anno nel senso che su giù finché ho trovato la mia strada, ma a forza di sperimentare. Però oggi è veramente tutto molto più semplice, quindi non ci sono segreti o trucchi. È chiaro che io sono un mangiatore cereale di dolci, ho la fortuna che il mio intestino si vede che elabora molto bene gli zuccheri. Poi a onor del vero, quando esagero, cioè 5 giorni alla settimana anch'io qualcosina da registrare ce l'ho, però voglio dire, ho avuto la fortuna di conoscere Fabio tanto tempo fa e con i prodotti comunque della Renaco piuttosto che altre cose, anch'io delle volte sono costretto a ricorrere perché il gonfiore... Quindi cos'è che... cos'è che utilizzi? No, lo dice lui. No, cioè, nel senso che fondamentalmente io mangiando tanti dolci ho... voglio dire, talmente tanti zuccheri, poi è chiaro che attenzione. Quindi fermentazione intestinale. No, però giustamente la dottoressa Sgarbi, Anna Maria, ha detto soprattutto gli zuccheri semplici. Ecco, io una cosa che ho imparato da mangiatore cereale di dolci, ed è una cosa che cerco di trasmettere anche alle altre persone, è che c'è modo e modo di farli. Intanto i dolci me li faccio io, prima. Ah. E c'è già una bella differenza, cioè nel senso che io compro pochissimo. Il classico esempio di una crostata. La crostata si può fare in tanti modi, poi è chiaro che fatta come Dio comanda, lo so anch'io che è più buona, però è chiaro che, come dico, qualche piega bisogna farla, cioè il piano alimentare che mangi quello che vuoi, quando vuoi e stai da Dio non l'hanno ancora inventato, che sia chiaro. Quindi io nel fare i miei esperimenti, Fabio fa i suoi esperimenti con le piante, io faccio gli esperimenti con il cibo, però... Forse l'ho già detto, ho un pacco di biscotti di una notissima marca, uno di quelli che consumano tantissimo i bambini soprattutto, 14 mesi che sono aperti, chiusi con una molletta da panni, 14 mesi non c'è una traccia di muffa, ogni volta che li apro ti mi voglio mangiare perché ho sto odore di cacao, che dici, che buoni, 14 mesi. Biscotti che faccio io, dopo 14 ore sono finiti, perché ovviamente me li mangio, però quando me ne dimentico uno che è caduto lì, dopo 3 giorni li uso per spaccare i vetri del vicino. Questa è la differenza tra un cibo e un altro. Detto questo, farina integrale, stevia al posto dello zucchero, marmellata senza zuccheri aggiunti invece che la marmellata normale, burro chiarificato. Cominciamo a fare dei ragionamenti, sì, che sì, è chiaro che io mangio tanti dolci, però con queste caratteristiche per l'intestino diventa un attimino più semplice. Non è che dico va tutto bene, però sicuramente rispetto a qualcosa con conservanti, zucchero bianco, marmellata con dentro pectine, questo e quell'altro, conservanti di ogni tipo, il mio intestino va che è una bellezza. Poi è chiaro che delle volte succede di avere problemi di
comunque di gonfiore piuttosto che di altre cose. Io spesso uso i prodotti Renaco per disinfiammare o per depurare, quello sì, perché ciclicamente comunque è un qualcosa che andrebbe fatto, cioè indipendentemente dall'alimentazione qualcosa becchi su, perché comunque ovviamente i surgelati li uso anch'io, cioè non è che ho l'orto dietro a casa, cioè ci vorrebbe anche il tempo, quindi è chiaro che ogni tanto dare una mano al fegato, dare una mano all'intestino a depurarsi, quello sicuramente aiuta. No, Fabio. Quindi allora Fabio, prima abbiamo parlato del carciofo con la bosveglia. Quali sono le altre sperimentazioni che fai con le piante? Ma come depurativi abbiamo, diciamo, un paio di prodotti tendenzialmente che lavorano specificatamente. Uno a livello epatico per, diciamo che Fabrizio li usa entrambi. Uno che lavora direttamente. E viva la privacy! La privacy. No, ma io li uso tutti i suoi prodotti, cioè nel senso che tutti sì, i prodotti sì, che ha presentato. No, vabbè, ma è. Ok, quindi allora quello epatico che è che mi lavora da, che sull'asse fegato, fegato reni. Come pianta utilizziamo il Philanthus, varie, è un, praticamente una pianta che viene proveniente da due varietà, una è il Philanthus amarus proveniente dall'India e una è il Philanthus niruri proveniente dal Sud America. In più ci abbiamo aggiunto anche, come se non bastasse, la genziana per stabilizzare tutto il preparato. Questo preparato cosa fa? Mi lavora a livello epatico in maniera non eccessivamente forte, diciamo, non va, e tutte le tossine che produce vengono smaltite dai reni, per cui mi sostiene sia il fegato che i reni. È un ottimo prodotto soprattutto per quando comincia la stagione calda, perché oltre a intossicarmi un attimo dall'inverno, dai dolci del carnevale, tutto quello che. Sì, che dopo l'inverno c'è dopo Natale, abbiamo il carnevale, Pasqua, poi abbiamo la Pasqua, quindi. Mi sostiene i reni, per cui se l'organismo non si abitua subito e comincia a bere tanta acqua, tante persone rischiano di avere problemi ai calcoli d'estate. Quindi se noi andiamo a sostenere con dei prodotti che mi puliscono anche i reni. Qui la famosa renella, la sabbiolina che il Philanthus, può dare fastidio. Il Philanthus funziona molto bene. Diciamo il Philanthus sudamericano viene chiamato anche spaccapietra, perché mi evita questo problema, per cui il prodotto può avere sia una valenza completamente da integratore alimentare, per cui uno integra anche un dosaggio minimo e si fa una cura depurativa senza. Per quanto tempo va fatta questa cura depurativa finché abbia un Ma normalmente una confezione è sufficiente per fare una cura depurativa leggera. Quindi diciamo, 15 giorni, un mese? No, è uno avanti, due mesi. Perché due mesi, ma ne prendo una al giorno. Perché non serve, se ci sono problematiche, spesso e volentieri il terapeuta aumenta la dose, può arrivare anche a 4-6 al giorno, però lì ci sono delle problematiche che sono valutate direttamente dal terapeuta. Poi utilizziamo anche un altro preparato a base di Schisandra chinensis, colina e altre piante per un'azione più incisiva a livello epatico. Quando ci sono dei valori epatici che sono un po' fuori dalla norma, tendenzialmente i terapeuti utilizzano questo preparato a un dosaggio un po' più importante. E cosa fa quindi? Questo praticamente va a sostenere il fegato nelle sue funzionalità, per cui il fegato, il suo lavoro è, per spiegarlo in maniera comprensibile, è un lubrificante del fegato, per cui il fegato non ha problemi a produrre, a fare il suo lavoro, perché è sostenuto da questi micronutrienti specifici, vanno per lui, per cui le sue cellule sono mantenute, diciamo, con una benzina buona, per cui
il suo lavoro lo fa a pieno e quindi produce tutte le sostanze disintossicanti e depurative che fanno parte proprio della sua funzione. Diciamo che questo periodo dell'anno è quello ottimo, no, per fare questa depurazione. Beh, nella medicina cinese, scusa se mi permetto, il fegato è nella loggia primavera, il fegato è elemento verde di rigenerazione e la stagione associata al fegato è proprio la primavera, quindi come i nostri progenitori antichi a primavera si pulivano, c'è una logica che sottende a questo. Anche a livello religioso, no? Anche a livello della quarantena, la quaresima. La quaresima di depurazione, cioè sicuramente l'astenersi da cibi di un certo tipo e nel frattempo aiutare l'organismo a fare questa con queste piante, pulizia. C'è da dire che questo una volta non era un problema perché tendenzialmente il mondo contadino mangiava quello che produceva la stagione, quindi in primavera cosa sono? Tutti i germogli, esatto. Tutti i germogli che hanno azione depurativa, per cui adesso il criscione, nel senso non si sa neanche cosa sia, però faceva parte e tante altre piante facevano parte appunto della cultura culinaria della civiltà contadina. Adesso comunque siamo evoluti, non abbiamo più determinati prodotti, però possiamo integrare con prodotti specifici. Poi Fabio, che cosa è che possiamo, quali altre piante, rimedi, fitocomplessi avete studiato, avete sperimentato? Anche perché poi insomma arrivano da queste culture millenarie antiche, ma vengono anche su tutti questi fitocomplessi, sono stati studiati oltre che da lei anche da professionisti, da professori. Cioè, internazionali, poi, no? Diciamo che tutti i preparati poi hanno una loro storia, nel senso vengono pensati da dei medici, da degli esperti, vengono bilanciati dal fitopreparatore e poi ritornano ai terapeutici, ai medici che li provano, li testano sul campo. Testandoli sul campo tu hai la percezione diretta dell'efficacia del preparato che hai Quindi fatto. Quindi quali altre piante abbiamo? Ma possiamo, diciamo, per darci tono in primavera possiamo tornare alle piante diciamo adattogene. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti della maca e della rhodiola, che sono due piante che mi servono per, diciamo, affrontare il marzo dolce dormire, per riavere il tono, quella spinta in più che praticamente la primavera dovrebbe portare con sé, e non sempre riusciamo a essere così veloci a seguire la primavera, perché le giornate si allungano e noi purtroppo facciamo un po' da orsi. Quindi utilizzando questo preparato noi andiamo a sostenere a livello fisico, perché la maca contiene tutti gli aminoacidi essenziali, la rhodiola presente nel late age contiene tutta una serie di sostanze che mi vanno a riattivare anche a livello cerebrale l'attenzione, la concentrazione, per cui anche questa voglia di... è questa? Questa è la rhodiola rosea. Ah, che bella che è! Di questa, sì, una pianta che cresce anche nelle nostre Alpi. Quella che utilizziamo noi viene dalla Russia, perché diciamo il fatto di avere il freddo della Siberia gli dà superato diciamo, le temperature glaciali carica, hanno maggiore, diciamo, energia di sopravvivenza, hanno maggiore vitalità. La radice deve avere una buona forza perché per resistere al clima della Siberia, per cui sviluppa molte più sostanze e effettivamente ha una sua valenza molto importante per la stanchezza, per la spossatezza, dà
Il classico adattogeno. Poi c'è qualcos'altro che avete studiato? Poi ci sono altri prodotti che danno, siamo andati sempre in Asia, abbiamo cercato un prodotto che fosse simile al ginseng, però che non avesse le controindicazioni del ginseng. Abbiamo trovato, il ginseng può essere utilizzato, adesso non ricordo male, solo dagli uomini e poco adatto alle donne. La medicina tradizionale cinese dice che il ginseng va usato dagli anziani, da persone che hanno determinate problematiche, è sconsigliato per i giovani. Perché? Perché andando ad attivarmi il sistema nervoso centrale può dare tutta una serie di problematiche che medio lungo termine non va bene, insomma, una per tutte l'agitazione. Il ginseng, io l'avevo preso quando avevo 20 anni, ero diventata nervosissima. Il ginseng, se è fatto bene, se è quello giusto, super eccitata, non dormivo più, e quindi, se è quello giusto, ti deve svegliare fuori, deve essere qualcosa, però non va bene per tutti quanti. Addirittura avevo assunto i chewing gum, mi ricordo, di ginseng, ma arrivavano dall'India. Anche sì, erano molto forti, mi sa. Sai cosa c'era dentro? Abbiamo optato per la ginostemma, che è una pianta che contiene tutta una serie di gipenosidi, che sono i principi attivi che sono all'interno del ginseng, però non contiene quella frazione di gipenosidi che mi va a lavorare sul sistema nervoso centrale, per cui mi aumenta il livello di energia, mi aumenta la carica energetica e non mi dà agitazione, non mi va a influire sul sonno, non mi va a influire, anzi, è un prodotto, anche questo bilanciato, perché c'è dentro una piccola parte di rhodiola, ci sono altre sostanze che mi bilanciano l'effetto di questa pianta. La pianta veniva considerata pianta dell'immortalità, era utilizzata dai monaci tibetani appunto per questa caratteristica. E questa specie di ginseng mi dà una buona carica, una buona tensione, una buona presenza senza andare ad intaccare il sistema nervoso centrale. Tanto è vero che è una pianta che, diciamo, non andrebbe bene per fare tai chi, per cui un grande livello di energia, però ben piantata, ben posata, senza, come si suol dire, strafare. Bene, Fabrizio, dobbiamo concludere, tirare le fila del discorso di questa puntata. Cosa vogliamo dire? No. Dopo vi faccio una battuta in finale, perché vedo che avete portato anche un igienizzante per le mani. Allora, sì. No, ma mi collego a quello che ha detto Fabio. Allora, il ginseng è un prodotto che, se noi guardiamo la televisione, lo troviamo dentro 10.500 prodotti che vengono pubblicizzati. Quanti sapevano, esclusi i presenti, che il ginseng è consigliato per noi vecchi, per esempio, ma non va bene per quelli giovani? Nessuno. Ancora una volta voglio dire, oggi gli strumenti ci sono, va bene ascoltare, però documentiamoci. Cioè, io anni fa dicevo sempre durante le trasmissioni, va bene tutto ma usate sempre il buon senso. Cioè, quando si tende a esagerare, cioè in caso di prendi questo, prendi quell'altro, vedi queste due qua che scheggiano, che sembrano delle centometriste, no? Che prima una si trascinava, ecco, cioè, allora è chiaro che c'è un commercio che ti vuole far credere che ti danno quattro robe e parti come un treno. Allora, uno, in medicina, in fitoterapia, nel benessere, uno vale uno, quello che fa bene a lui non è detto che vada bene a me, quindi voglio dire, ci vuol poco. Uno va su internet, ma poi voglio dire, professionisti come la dottoressa Sgarbi, Fabio, ci sono aziende, cioè io dico sempre, prima di prendere un prodotto, a meno che ve lo regalino, ma anche se ve lo regalano, se poi vi dà più danni che benefici, non so se valga la pena di prenderlo. La scena della signora che stava prendendo per il collo il farmacista l'anno scorso perché aveva finito il magnesio, perché la mia amica sta meglio, ho capito, togli 45 kg e vedrai che stai meglio anche te, perché non passava per la porta. Cioè, vuol dire, non generalizziamo mai, cioè la salute è una cosa preziosa, quindi e non è vero che tutto quello che passa in televisione
è giusto e corretto, perché comunque gli spot pubblicitari si pagano, cioè non è che te li regalano. Quindi usiamo sempre il buon senso, prima di buttare giù qualcosa andiamo da un professionista, ho questo, lei cosa mi consiglia? Poi è chiaro che uno dice sì, vabbè, ma si spendono tanti soldi, ho capito, e una volta che non hai più la salute quanti soldi devi spendere per starci dietro? Ma ammesso che sia gratis, vale la pena? Allora magari all'inizio, se abbiamo gonfiore intestinale da 3 anni e il professionista ci dice stress, ecco, magari cambiamo professionista, cioè adesso rispettosamente parlando, però adesso ho capito tutto, anche perché ripeto, io questa persona qua che ho incontrato, fantaghirò, cioè che stress, ma dove, ma dov'è che ce l'hai? Io magari posso sembrare uno stressato e non lo sono, ma sta persona era la calma, era lo zen. E io ho detto scusa, ma dov'è che ce l'hai sto stress? Dice ma anche secondo me, ho capito, ma dopo 3 anni anche secondo me? Cioè 3 anni che quando vai in bagno devi mettere lo stereo a tutto volume perché se no i vicini si lamentano, cosa stai aspettando? Fabrizio è sempre molto... Ma cosa aspetti? 3 anni? Credo nel spiegare le situazioni di disagio, perché comunque ci sono, cioè chi le vive capisce che... Allora, è sempre un tabù, no? Queste cose non si possono dire, però... No, ma non si possono dire, è una questione di cultura e civiltà moderna. Allora, come cita un libro di Guareschi, una volta quando eravamo contadini, io orgogliosamente, i miei nonni erano contadini, il bagno era in mezzo al cortile e non si chiamava bagno ma era un cesso, cioè andavi lì e facevi quello che... La civiltà ci ha portato ad avere il bagno, io, a casa mia... Toilette. Ho il bagno a fianco della cucina, allora tu metti a tavola 6-7 amici e poi vai in bagno con la disbiosi fermentativa, poi mi dici se non devi mettere sulla musica prima di entrare in bagno. Beh, adesso c'è il Bluetooth, quindi è anche sì, facile con le microcasse. Ragazzi, vado via, vi metto su un po' di musica, ecco, cioè, voglio, ecco, quindi prima di arrivare lì magari, fermiamoci un attimino, colleghiamoci, andiamo a vedere, disbiosi, la dottoressa Sgarbi, voglio dire, ci lascia ogni volta delle perle di saggezza, disbiosi intestinale fermentativa, cos'è la disbiosi, non è le ubiosi, è due robe, disbiosi e ubiosi, andiamo a controllare cosa sono e chiediamo. Se uno mi dice ma guarda secondo me lo stress, guarda io ho già capito, va da un'altra parte, cioè adesso voglio dire, no? Tutto qua. Allora io vi ringrazio perché anche oggi avete portato la vostra, diciamo, conoscenza, l'avete condivisa con noi. Ultima battuta, coronavirus, sono sparite diciamo tutti i prodotti igienizzanti per le mani, però vedo che qua lei ne ha portato uno. Sì. È a base di? Manuka. Ah ecco, io non la conoscevo questa cosa. La manuka è un olio essenziale, praticamente è un mix a base di alcol e oli essenziali. La manuka ha la caratteristica di essere un olio essenziale che viene dalla Nuova Zelanda, è un potentissimo antibiotico, antimicrobico, come quasi tutti gli oli essenziali, però questo diciamo ha una marcia in più, funziona 100 volte più dell'olio essenziale del pino. Poi inoltre c'è dentro anche... Quindi si spruzza sulle mani? Si spruzza sulle mani. O su chi abbiamo a fianco? Si può spruzzare anche sull'ambiente, perché essendo uno spray, ha la caratteristica, questi oli essenziali nebulizzati vengono respirati, creano una leggerissima pellicola all'interno della mucosa dei polmoni e diciamo l'olio essenziale ti protegge, perché avendo un'azione antibiotica, antimicrobica, tu lo respiri, nel senso nell'aria, e quella piccolissima parte che si deposita sui polmoni va a proteggerti. Questo, nel senso, spruzzato nell'aria, respirato normalmente, non è che uno se lo sniffa, perché sennò si fa un buco nei polmoni. È un po' irritativo, però insomma, quando magari tipo Fabrizio ha tossito, lo spruzziamo un attimo, cambiamo. Esatto, cambiamo aria. Ho tossito anche io in questi giorni. Non bisogna tossire perché in questo momento... C'è il rischio di essere internati da qualche parte. Quindi state molto attenti. Grazie mille per averci portato anche questa chicca, io non lo sapevo, di questo olio essenziale di manuka, molto interessante. Allora, adesso noi ci dobbiamo lasciare perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ma state con noi perché subito dopo parleremo di coronavirus, come affrontarlo con i rimedi omeopatici. Lo faremo tra poco.
Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria e adesso iniziamo il secondo argomento di questa puntata, ovvero affronteremo un pochino un argomento di attualità, ovvero l'approccio omeopatico al coronavirus. Questo approccio lo faremo insieme al nostro ospite, ovvero il dottore Giulio Viganò. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a te. Lei è medico chirurgo, specializzato in pediatria ed è anche omeopata. Corretto. Come tutti i medici di questo periodo, anche lei è stato subissato di richieste di aiuto, anche perché proprio si sta dilagando questa psicosi contro questo virus, che comunque è un virus che in Cina ha provocato diversi problemi, ma che in realtà sembrerebbe comunque un virus che non sia poi così cattivo, no? Allora, diciamo che sicuramente queste sono giornate intense per tutti noi medici, perché i nostri pazienti ci chiedono in continuazione informazioni su una situazione che è nuova anche per noi, nel senso che questo tipo di il coronavirus esiste da tempo, da anni, ma questo tipo di coronavirus è nuovo per l'uomo, ed è quindi non è che è cattivo o buono, essendo una diciamo una sfida infettiva nuova per il nostro sistema immunitario, che è sprovvisto di anticorpi, genera più problemi di quello che altri virus possono generare. Quindi la psicosi che è stata, diciamo, che vediamo tutti ogni giorno in giro, è legata un po' alla paura di qualcosa di nuovo che non riusciamo a controllare, sicuramente. E la sua opinione personale qual è? Rispetto a questo... Nel senso, lei, visto che entra tipo, in contatto sì. tutti i giorni con i pazienti, no? Sì. Bambini, adulti e soprattutto anche famiglie. Esatto. Abbiamo visto, stiamo assistendo delle scene di tutte persone che vanno in giro con mascherine, guanti, proibito darsi la mano, vendita di ammucchina, di tutti questi espedienti che sembrerebbero comunque arginare, allontanare il problema della contaminazione del virus. Anche lei oggi non si è presentato però con la mascherina. Oggi sono privo di mascherina, ma perché siamo in un ambiente assolutamente, diciamo, allargato. Abbiamo anche una distanza maggiore di 2 metri io e lei, quindi non c'è alcun rischio, scherzo. Però diciamo, il discorso della mia opinione personale è un'opinione che mi sono fatto rispetto alle conoscenze che ho e a quello che ho potuto leggere sulle riviste scientifiche e a quello che abbiamo visto in questi giorni. Sicuramente bisogna fare un po' di chiarezza su questa patologia che adesso è in corso. Un po' di chiarezza, perché se no nella confusione si rischia di spaventarsi di più di quello che si deve. C'è da stare attenti, non c'è assolutamente da andare in giro vestiti tipo con scafandri, mascherine in ogni momento. Ci sono delle norme comportamentali che sono state più volte pubblicizzate e che però spesso vengono rese eccessive dai pazienti spaventati. Quindi la prima cosa è fare chiarezza. Innanzitutto diamo un nome alle cose, possiamo dare un nome alle cose. Questo coronavirus, dicevo prima, è un virus che esiste da tanto tempo, fa parte della famiglia dei coronavirus, a cui apparteneva anche il coronavirus della SARS di alcuni anni fa. Cos'è successo? Questo coronavirus, che non si sa ancora da dove arrivava, dicono probabilmente dai pipistrelli, è mutato ed è diventato infettivo per l'uomo. L'uomo non lo conosceva e sta cercando di porvi rimedio. Ovviamente, essendo un'infezione nuova, l'infezione nuova comporta più rischi di un'infezione che già conosciamo e per cui abbiamo già anticorpi. Quello che abbiamo fatto come prima cosa sembra sciocco, ma è importante, è dargli un nome. Il nome di questo coronavirus è SARS-CoV-2, che vuol dire SARS, vuol dire sindrome acuta respiratoria severa, tradotto dall'inglese, perché è la complicanza grave che può dare, CoV, che vuol dire coronavirus, 2, perché viene dopo il SARS-CoV,
di un SARS-CoV non era nominato né uno né due in realtà. Molti parlano anche di Covid-19, che è corretto. Covid-19 è la malattia che si sviluppa. Cosa vuol dire? Quando uno si prende questo coronavirus, sviluppa una malattia che gli epidemiologi e gli esperti hanno chiamato, e gli hanno dato anche qui un nome, Covid-19, Coronavirus Disease 19, perché è iniziato, è stato un regalo di Capodanno, diciamo, sì. È iniziato purtroppo a fine anno, lo sappiamo bene. Un altro termine che vorrei chiarire prima di... Fa molta paura, no, quel termine, esatto, che vediamo in questa slide, esatto, ovvero pandemia. Si parla di pandemia. Allora, qui abbiamo... Secondo me è una cosa da chiarire. Io ho recentemente letto alcune riviste scientifiche e anche un corso fatto apposito per noi medici, e in realtà pandemia è un termine che terrorizza, perché uno dice siamo tutti malati. In realtà non una volta voleva dire questo, e in termine di gergo comune vuol dire ancora questo, ma in termine medico pandemia, soprattutto dopo l'ultima infezione da coronavirus, la SARS di precedente memoria, non vuol dire che ha infettato tutti, vuol dire che si è diffuso in più continenti. Può prendere poche persone in più continenti, può prendere milioni di persone. Attualmente parliamo di 80.000 casi, che come numero complessivo fa impressione, ma se pensiamo che l'influenza colpisce 300-400 milioni di persone, capiamo che in realtà c'è pandemia e pandemia. Quindi parlare di pandemia, leggere sui giornali o sulle riviste o su internet è una pandemia, non vuol dire che siamo tutti malati, vuol dire che si è diffusa in più zone, non è più rimasto solo in Cina, ma adesso è diffuso, se non sbaglio, in 27 stati, quindi anche se magari con pochi casi, però è diffuso in maniera ubiquitaria. Quindi pandemia non vuol dire più grave? No, non vuol dire più grave. Non vuol dire più grave, è e solo... non vuol dire neanche mortale. E non vuol dire neanche mortale. E non vuol dire neanche che siamo tutti malati di una cosa poco grave, vuol dire che il virus è riuscito a farsi strada e a diffondersi in più zone, in più stati. Quindi lo stesso virus del raffreddore potrebbe essere considerato una pandemia se colpisce, sì, più stati? Sì, sì, assolutamente, il rinovirus piuttosto che le solite pandemie influenzali, sicuramente sono delle pandemie. Ci spaventano di meno perché siamo abituati a sentir parlare di influenza, ma in realtà colpendo molte più persone, anche se non in percentuale, ma in valore assoluto, l'influenza fa molti più decessi di questo coronavirus. Non in percentuale, ma come vedremo dopo facendo magari luce su alcuni dati per chiarire un po' di cosa si sta parlando, ma in numero assoluto l'influenza fa più decessi. Quindi adesso vediamo alcuni dati insieme. Sì, per questi poi... dati sono recenti, presi da un osservatorio internazionale sul coronavirus, e vengono aggiornati, però ci fa capire che bisogna, io sono pediatra, l'ha detto prima, quando le mamme mi chiamano o quando mi chiedono consigli non posso non pensare ai dati della slide precedente, perché vedete, i bambini tra gli 0 e i 9 anni non hanno alcuno tipo di rischio di morte, oppure in questi 80.000 casi non ci sono stati rischi di gravi complicazioni nei bambini tra gli 0 e 9 anni, ma anche fino ai 39, ma fino ai 49 anni la percentuale di rischio di morte è davvero bassa, quindi bisogna sempre inquadrare il paziente con cui si sta parlando. Sì, anche se proprio in questi giorni hanno trovato il primo bambino positivo in Italia al test del, sì, coronavirus, ma è in buone condizioni ed è a casa, sì, cioè non ha nulla di... È verissimo questo, ma non vuol dire che questo non vuol dire che non si ammalano ai bambini, vuol dire che si ammalano ma sopportano molto meglio la malattia. Il perché e il per come è difficile da stabilirsi, perché non abbiamo ancora i dati, sono state fatte delle ipotesi. Quella che è più ragionevole è che il sistema immunitario dei bambini è abituato a affrontare virus nuovi, per lui tutto è nuovo ed è come una ginnastica più adeguata per affrontare questa nuova infezione, mentre noi adulti non siamo così elastici, però è una supposizione.
Bisogna dire comunque che anche negli adulti, nella popolazione adulta sana, come abbiamo visto dai morti che ci sono stati in Italia purtroppo, nella popolazione adulta sana il tasso di mortalità è lo 0,9%. Nella popolazione adulta, compresa i pazienti malati, il tasso di mortalità aumenta fino al 2-3%, però questo è ancora presto per dirlo, perché in realtà potrà essere definito solo alla fine di questa pandemia, perché i dati e le statistiche si traggono alla fine. Quindi un tasso del 2% generale non è basso, non è una malattia da sottovalutare, è una malattia da prendere seriamente, bisogna ascoltare tutte le raccomandazioni. È un'influenza o non è un'influenza? Perché ci sono diverse... Allora, c'è un po' poi di dipende confusione, come, no? Dipende come si parla e cosa si intende. Ai miei pazienti, quando me lo chiedono, dico no, non è un'influenza, nel senso che se noi vediamo il tasso di mortalità in percentuale dell'influenza, è decisamente inferiore, qui probabilmente l'ho tolto, ma è dello 0,01%, quindi dell'1 per mille, molto più basso rispetto a quello che abbiamo questo Covid-19, di questo coronavirus. Quindi l'influenza ha un tasso di mortalità, un tasso di gravità decisamente inferiore al nostro coronavirus. Colpisce molto più persone, colpisce il 5-15% della popolazione, quindi in realtà se vediamo di morti la influenza stagionale, l'ultima riga, ne porta quasi 300.000 in un anno come concausa di morte. Questo coronavirus, se colpisse tutte quelle persone, cosa che le misure di contenzione sembrano limitare, perché attualmente siamo 80.000 persone, non penso si arriverà mai a 340 milioni di persone, difficilmente, però il coronavirus con un tasso di mortalità del 2%, se colpisse tutte le persone darebbe una mortalità alta, più o meno simile a quella della spagnola, quindi un numero elevato, non possiamo dire che è un'influenza normale. Ha un tasso di mortalità maggiore dell'influenza, un tasso di mortalità che va interpretato, non è la peste del nostro secolo, va interpretato, va preso seriamente. In questo momento, secondo me, le misure che si stanno mettendo in atto stanno riuscendo a contenere l'infezione. Anche in Italia, pur avendo questi nuovi casi, non stiamo parlando di milioni di persone, per fortuna stiamo parlando di centinaia di persone, e probabilmente ne stiamo parlando anche perché siamo stati in grado di diagnosticarli precocemente, perché io credo che in questo senso il nostro sistema sanitario molto capillare ha fatto un'opera di diagnosi molto adeguata. Sapendo la diagnosi sappiamo di che malattia siamo malati, non conoscendola abbiamo visto che il coronavirus, soprattutto nei bambini o nelle persone sane, può dare dei sintomi lievi, non conoscendola probabilmente non avremmo saputo che queste o alcune di queste persone erano malate di coronavirus. Quindi stiamo attenti ad andare in panico, ad assaltare i supermercati, a girare con le mascherine o tipo astronauti tutti bardati, perché avrebbe poco senso, ecco. Bene, allora veniamo a questo approccio omeopatico, visto che proprio in questi giorni lei è subissato di richieste di aiuto, di telefonate, di visite, perché comunque la preoccupazione c'è, no? Anche in coloro che si rendono conto che comunque non è una malattia così pericolosa, certo. Comunque ci si vuole premunire, cioè si vuole sapere se si può fare qualcosa per alzare le difese immunitarie, o comunque qualora si contrasse questo virus, che cosa si può fare affinché poi non diventi polmonite interstiziale? Allora, il discorso va preso sotto diverse angolature. Io ho parlato di omeopatia, ma anche di fitoterapia, di altre terapie che possono aiutare tradizionalmente a ridurre le infezioni virali. Le nozioni che ora vado ad illustrare sono nozioni
che non sono provate sul campo, nel senso che non sono provate sul coronavirus. Non abbiamo studi in merito perché non abbiamo ancora, perché come abbiamo detto è una patologia nuova e quindi non possiamo trarre delle conclusioni definitive. Sono nozioni che appositamente ho illustrato qua questi tre cerchi, che non vanno prese singolarmente. Chi o qualsiasi persona volesse iniziare o volesse provare una terapia omeopatica o una terapia fitoterapica o a base di altri prodotti naturali per rinforzare un po' le difese anche rispetto a questo tipo di virus, non può trascurare le principali norme igienico-comportamentali oppure di contenimento della malattia, senza le quali l'omeopatia, la fitoterapia, gli oli essenziali, qualsiasi altro prodotto avrebbe poco o per nulla senso. Quindi la prima cosa, le norme igieniche, che sembra una stupidata, però come sappiamo basta sapere che una delle più grandi, per capire quanto le norme igieniche sono importanti, una dei più grandi interventi per ridurre il tasso di mortalità neonatale è stato per l'ostetrica, che ai tempi non erano ostetriche, per la levatrice, come si parlava una volta, lavarsi le mani prima di far partorire la gestante. Quindi lavarsi le mani bene, in maniera adeguata, e seguire le altre norme che possiamo trovare ormai dappertutto, sul web, sulla TV, sulla radio, sui giornali, è la prima cosa fondamentale, è l'arma più conosciuta per combattere questo coronavirus. In casi particolari, in casi specifici, può essere utile contenerlo con determinate norme restrittive, a cui purtroppo non siamo abituati, ma che sono anche queste, a mio parere, necessarie. In più, se vogliamo anche aiutarci con dei prodotti… Ma anche per coloro che non sono ammalati? Allora, il problema dei prodotti di coloro che non sono ammalati è che se vivono in una zona in cui ci sono diversi casi di patologia, sappiamo che c'è un periodo di incubazione in cui possono essere malati, e anche se il momento infettivo massimo è quando il paziente ha dei sintomi, anche quando incuba la patologia oppure inizia ad avere qualche colpo di tosse potrebbe essere infettivo. Il problema è questo, di avere un momento di contumacia, come si chiama adesso, quarantena, mi sembra un po' di che crei preoccupazione, però un momento di diciamo di ritiro sociale in cui uno sta un po' più attento per evitare di contagiare altri. Questo è importante. Anche l'uso della mascherina è più utile in questo senso che non per evitare la malattia. Quindi la mascherina non serve tanto per contrarre la malattia, ma tanto no, per evitare di contrarla. La mascherina probabilmente più utile sarebbe la mascherina con determinate caratteristiche, che si chiama FFP3, che ha determinate caratteristiche, ma anche lì bisognerebbe usarla bene, dovrebbe essere monouso. Una volta che l'hai indossata non dovresti rimetterla stessa, devi toglierla senza toccare la mascherina, cioè a volte è un ambiente io vedo sterile. Anche vedo delle persone che si tirano giù sulla mascherina come se fosse una saracinesca, e lì una volta che l'hai tirata su e giù con le mani, che magari hanno toccato chissà il carrello cosa, del supermercato, il carrello, ma hai toccato la tua bocca, cioè ce l'hai messa davanti, eccetera. Lì, anzi, la mascherina ti fa quasi più da danno che altro. Può invece servire se hai la tosse, se hai il raffreddore, se non stai bene, se sei una mamma che allatta, che ha la febbre, eccetera, eccetera, a evitare che la tua saliva infetta, queste micro goccioline che mettiamo ogni volta che tossiamo, ogni volta che parliamo, vadano a infettare gli altri. Ecco, questo sì, ma pensare che la mascherina ci protegga, e soprattutto usata in questa maniera, la vedo difficile. Anzi, forse più dannosa allora a questo punto. Può quasi rischiare a far più danno. Quindi, io non sapevo questa cosa, ogni volta che si indossa andrebbe poi buttata via? Soprattutto se tu la tocchi con le mani sporche, sì. Se tu la tocchi con le mani sporche, sì. È monouso la mascherina. Sono mascherine monouso, non sono lavabili o sterilizzabili, quindi andrebbe cambiata spesso. L'altra cosa, dicevamo, che può essere fatta è cercare di aiutarsi con le terapie complementari, come dicevo prima, quello sì. Abbiamo l'omeopatia.
complementari le vedremo dopo la pubblicità. Adesso ci lasciamo per qualche secondo, state con noi, perché subito dopo vi daremo qual è, diciamo, non è tanto un protocollo, ma diciamo le linee guida da seguire se si vuole un pochino aumentare le proprie difese immunitarie in caso o di prevenzione oppure di contrazione anche del virus. Lo faremo tra poco. Grazie. Bene, tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria. Vi ricordo che adesso affronteremo insieme al dottor Giulio Viganò, che è medico chirurgo, specialista in pediatria, ma anche omeopata, l'approccio omeopatico per affrontare il coronavirus. Allora, subito dopo che è scoppiato questo virus, è partita in prima linea l'India. Esatto. Che è questo paese dove da tantissimo tempo si usano le cure ayurvediche e comunque le cure naturali e anche l'omeopatia per affrontare i virus, diciamo quelli stagionali, no? Influenze. E quindi è uscito questo articolo proprio che arrivava dall'India, come affrontare diciamo il coronavirus con le conoscenze che si hanno fino ad ora, da un punto di vista diciamo omeopatico, fitoterapico, comunque da un punto di vista naturale. Allora, qual è invece l'approccio che lei utilizza, che possiamo comunque consigliare ai nostri telespettatori? Ci sono tante cose, no, che si possono fare. Sì. Prima cosa, lei ha detto il lavaggio delle mani, la mascherina utilizzata in maniera diciamo propria, quindi quella che adeguata, voi vedete in sì. giro non è proprio quella, diciamo, quella corretta, anzi forse c'è il rischio di infettarsi di più. E poi? E poi dicevo, parlavamo appunto dell'omeopatia, lei già introduceva il discorso parlando dell'India. L'India è un paese dove tradizionalmente l'omeopatia è molto utilizzata insieme ad altri tipi di medicina, tant'è che esiste un ministero per le medicine cosiddette tradizionali indiane, tra cui c'è la medicina ayurvedica, la medicina, l'omeopatia, c'è anche lo yoga e altri tipi di trattamenti. Io di solito consiglio in chi già pratica una cura omeopatica, che è una cura probabilmente specifica e indicata per quella persona, per quell'individuo, di continuare a seguire la sua cura, perché spesso e volentieri l'omeopata, e credo sicuramente il collega che ha in cura il paziente in questione, va a identificare un rimedio omeopatico che è più specifico per quella persona, per la patologia, le patologie che presenta quella persona e per come le patologie crescono e si sviluppano in quella persona. Quindi questo dal punto di vista generale è un consiglio che secondo me va dato. Se una persona sta già seguendo una cura presso un omeopata, magari con un rimedio specifico, è giusto che si confronti e capisca se quella cura lì è adatta anche per metterlo nelle migliori condizioni, diciamo così, per affrontare questa sorta di patologia che abbiamo, di cui parliamo oggi, questa patologia però, di cui parliamo oggi. Diciamo che questo è un virus, no? L'abbiamo spiegato esatto. molto bene prima, e quindi è un po' più forte di un'influenza, la si può paragonare all'influenza spagnola come mortalità. E quindi sicuramente i virus si combattono innalzando le difese immunitarie. Allora, sicuramente questa, c'era la slide prima in cui si parlava dell'approccio omeopatico. L'approccio omeopatico è un approccio molto complesso di per sé, perché è un approccio spesso personalizzato sulla persona. Quindi identificare un rimedio omeopatico che va bene per tutto è difficile. Cosa hanno fatto? Io in questa slide ho pedissequamente riproposto quello che, che hanno riproposto i colleghi indiani, gli omeopati indiani, e ci tengo a sottolineare, è una proposta, non ci sono studi, non c'è certezza rispetto all'efficacia, quindi qualora uno decidesse, non fa male sicuramente, non ci sono rischi particolari, però qualora uno decidesse di intraprendere questa strada, non deve questa strada generare una falsa sicurezza, cioè io non posso dire prendo l'omeopatia per il coronavirus, mi metto di fronte a un paziente con la tosse e aspetto che
tutte le sue goccioline, esatto, perché questo sarebbe sbagliato e sarebbe un rischio inutile. In omeopatia noi abbiamo vari tipi di rimedi, vari tipi di farmaci utili ad affrontare le patologie del tratto respiratorio. L'arsenicum album, cioè un rimedio omeopatico derivato dall'anidride arseniosa, è uno dei più frequenti e di quelli più utilizzati. In omeopatia non abbiamo il farmaco per la febbre, il farmaco per il raffreddore, il farmaco per il mal di gambe, abbiamo il farmaco per una febbre che ha determinate caratteristiche, il farmaco per il raffreddore che si presenta con determinate caratteristiche e così via. Cosa hanno fatto i colleghi indiani? Vedendo le caratteristiche di questa forma di coronavirus nei pazienti cinesi, soprattutto le caratteristiche che portavano a un maggior rischio, una maggior gravità come sintomi, quindi questi sintomi respiratori, hanno valutato i vari rimedi omeopatici e hanno visto che il rimedio che più sembrava adattarsi a ridurre questi rischi era proprio l'arsenicum album. Per questo hanno consigliato, e io sono d'accordo, per questo hanno consigliato questo tipo di rimedio. Però, ripeto, rientra nell'ambito della terapia omeopatica. Ogni rimedio omeopatico ha un nome e un cognome, quindi in questo caso arsenicum album, ogni rimedio omeopatico ha un numero con delle lettere, in questo caso si parla di diluizione 30CH, che vuol dire centesimale annemagnana. Non sto a dilungarmi, ma è il modo con cui viene trattato e viene diluito questo rimedio. La modalità di rinforzo e di prevenzione che è stata consigliata è quella di 3 granuli da sciogliere in bocca sotto la lingua, lontano dai pasti, una volta al giorno per 3 giorni al mese consecutivi, da ripetere ogni mese sino a quando questo periodo di maggiore infettività del coronavirus persiste, che non sappiamo ancora quanto durerà. Quindi 3 granuli? 3 granuli al giorno. Per 3 giorni? Per 3 giorni. E invece se dovessi continuare? Se dovesse continuare, il mese dopo si ripete, una volta al mese. Invece non ha senso, visto che c'è questo contagio, continuare a prenderlo per tutti i giorni? È inutile anche ripetere troppi rimedi omeopatici, non è utile, perché il rimedio omeopatico è una sorta di innesco di una risposta dell'organismo, quindi non è utile ripeterlo in continuazione. Può essere invece utile, quello sì, aggiungere all'omeopatia delle piante che, anche qua, come ho detto per l'omeopatia, non abbiamo degli studi sul coronavirus, però su altri tipi di patologie le abbiamo, hanno permesso e hanno evidenziato la loro attività immunostimolante o la loro attività antivirale, possono essere quindi di vario l'arsenicum tipo. Quindi l'arsenicum album in granuli, assunto 3 granuli sublinguali per una volta al giorno per 3 giorni consecutivi. Fila, e per un mese non si prende più. E per un mese non stai a ripeterlo, lo ripeti il mese e dopo. E qualora invece avessi preso o comunque avessi un'influenza con, non so, magari non sappiamo ancora se è coronavirus, allora, no, comunque. Qua si entra in un terreno delicato, nel senso che in questo momento io sono subissato da telefonate, dottore, ho la tosse, ho la febbre, ecco, a proposito, se fa un colpo del genere in metropolitana Milano si crea il vuoto, sì. È già abbastanza vuota in questo periodo, ma un colpo di tosse in questo momento ti permette di, non di sederti, ma di sdraiarti, certo, sui sedili del metro, per cui allora, quello che dicevo è che se inizia a esserci qualche sintomo, la prima cosa è valutare come sono questi sintomi, perché purtroppo il coronavirus non è l'unica, ma per fortuna, cioè non è che tutti i malati di adesso hanno il coronavirus, la maggior parte non ce l'ha, la maggior parte ha dei raffreddori, ha l'influenza che gira adesso, quindi non è che a ogni colpo di tosse ci dobbiamo preoccupare, pensare di dover fare il benedetto tampone per vedere se abbiamo il coronavirus, ci devono essere sintomi più importanti, o una frequenza con qualcuno che l'ha presentato. Una frequenza non vuol dire che se io sono seduto qua e l'altra persona si trova al piano di sopra, io non l'ho mai vista, ho qualche rischio. Una frequenza stretta, quello che si parla di contatto stretto, che l'OMS definisce come un contatto frequente, spesso entro i famosi 2 metri, però sicuramente
se tu hai frequentato dei luoghi a rischio, se hai frequentato una persona a rischio e inizi a presentare dei sintomi importanti, è giusto che qualche domanda e qualche accertamento te lo faccia, magari aiutato a capire meglio dal tuo medico, con cui è giusto prima parlare che non recarsi subito in ambulatorio, perché magari non riesce neanche a visitarti. Quindi contattare il proprio medico, valutare con lui se i sintomi richiedono accertamenti ulteriori, eventualmente, se non è possibile, chiamare il famoso numero 1500 per chiedere ulteriori specifiche. Però se hai un po' di tosse, un po' di febbricola, non devi subito intervenire e pensare di avere il coronavirus, soprattutto se i sintomi non sono così impegnativi. Quindi in quel caso non assumere arsenicum? Oppure... Ma l'arsenicum in questo caso non è che ti serva, perché con una patologia in atto del genere, a livello omeopatico magari si possono fare altre cose, si possono usare per una febbre, per un raffreddore iniziale molto liquido, arsenicum album può essere utile con una tossettina secca. Può essere utile per un po' di febbre non troppo alta un altro prodotto che si chiama ferrum fosforicum, per la febbre alta la belladonna. Ci sono tanti rimedi, ma anche qua io appositamente ho limitato l'indicazione solo all'arsenicum album, perché il fai da te rischierebbe di portare magari a sottovalutare alcuni sintomi che è giusto che vengano confrontati col medico di fiducia. Perfetto. Bambini invece, questo è il dosaggio presumo adulti? Bambini in omeopatia si usano farmaci estremamente diluiti, quindi non c'è differenza tra dosaggio di bambini e adulti. Può essere un adulto ma di 200 kg. L'arsenicum album può essere dato anche a bambini? L'arsenicum album può essere dato anche a bambini piccoli, anche sotto l'anno. Anche se dosaggio? Anche 3 granuli una volta al giorno per 3 giorni al mese. Ah, uguale agli non adulti? Cambia. Non cambia, perché in omeopatia i dosaggi è una delle critiche. Non è questo il momento, però una delle critiche proprio che si fa all'omeopatia è di quella di essere fin troppo diluita, quindi non c'è il rischio di un sovradosaggio, anche se il bambino è piccolo. Ripeto, non va pensato come farmaco di trattamento, ma è una proposta, senza certezza particolare, che io ho ripreso in maniera, mi sembra, ragionevole, che è stata fatta dal governo indiano, l'ho ripresa, perché dal punto di vista omeopatico, quello che di solito si dice arsenico album va a prevenire, a curare, ha dei sintomi simili a quello che può presentare questo tipo di coronavirus. Insieme a questo prodotto possono essere utili anche prodotti sia fitoterapici che prodotti legati alla gemmoterapia, agli oli essenziali e così via. Se però ci sono dei sintomi di una malattia acuta, bisogna valutare com'è questa malattia, valutare se è importante, eventualmente sentire il proprio medico e capire cosa fare, perché comunque dire tanto ho preso arsenicum album e sono a posto sarebbe la cosa peggiore che puoi fare. Un uso scorretto dell'omeopatia è proprio questo, pensare che innanzitutto sia possibile un esclusivo fai da te e che l'omeopatia possa sostituirsi in toto ad altri tipi di medicinali che magari invece sono necessari, e quindi non curi una patologia grave e rischi di trascurarla. Bisogna riferirsi al proprio medico in caso di sintomi. Anche se in questi giorni andare dal medico di base non è così semplice. No, ma magari non andarci, ma almeno, allora, se un po' di raffreddore, facciamo come abbiamo sempre fatto, un bambino con un po' di raffreddore si vede cosa succede, si può iniziare a dare, se raffreddore liquido, dell'arsenicum album oppure altri prodotti con cui si è abituati a trattare la rinite, cercare di pulire il naso, fare le solite cose che vengono consigliate, che tutte le mamme o gli adulti conoscono, dare dei fitopreparati, parlerò dopo dell'echinacea, ce ne sono di cose che si possono fare. Ma io dico, laddove il sintomo inizia a diventare grave o sospetto, perché ci sono stati luoghi o contatti sospetti, è giusto riferirsi al proprio medico telefonicamente. Poi se non si riesce a sentire il proprio medico, si cercherà di sentire i vari numeri messi a disposizione dal governo e dalle regioni, se si riesce, e si cercherà di procedere. Però non bisogna pensare che il fai da te sia l'unica cosa che si può fare, anzi, bisogna stare attenti a questo. Ecco. Andiamo alla fitoterapia. Allora, le piante anche in questo caso ci possono essere di aiuto. Lei ha menzionato uno dei tanti rimedi che si conoscono molto bene, sì, che è l'echinacea.
L'echinacea è un rimedio spesso usato ed abusato. Io sono anch'io lo uso molto. Affezionato all'echinacea per tanti motivi. Poi dopo parlerò anche dell'uncaria, ma ritengo che utilizzare una pianta delle nostre latitudini sia più consono a come noi uomo europeo siamo strutturati e siamo fatti. L'echinacea cresce un po' dappertutto e quindi è un ottimo immunostimolante. Anche qua si fa una gran confusione in giro, è una pianta che si usa in fitoterapia, cioè si utilizzano dei principi attivi della pianta, di solito estratti tramite un solvente alcolico, e in questo caso dell'echinacea si utilizza la radice. Esistono vari tipi di echinacea, la purpurea, l'angustifoglia, io in questo caso ho parlato dell'angustifoglia, hanno delle azioni molto simili. Ci sono diversi studi che mostrano come possa sia rafforzare la nostra immunità, il nostro sistema immunitario per ridurre il rischio di prendere patologie virali e batteriche, ma è anche molto utile all'inizio di una patologia, quando uno inizia a sentirsi un po' rotto, inizia a starnutire un po' di più, inizia a dire c'è qualcosa che non va. Se interviene tardivamente serve a poco, ma se interviene precocemente, in maniera serrata, con l'echinacea, spesso la patologia si riduce in durata e in gravità. Quindi questa, quando noi non ci sentiamo bene, può essere sempre presente nel nostro armadietto delle emergenze da prendere. È di solito assunta. Come va presa? È di solito assunta in tintura madre, quindi un grado alcolico elevato, per questo motivo nei bambini è sconsigliata, soprattutto nei bambini sotto i 10 anni, direi è sconsigliata, 10-12 anni. Nell'adulto, le dosi che do sono quelle dell'adulto, sono 50 gocce o 60, a seconda del peso dell'adulto, adulto magro 50, più corpulento 60 gocce, di tintura madre diluite in un dito d'acqua, prese a digiuno tre volte al giorno durante il periodo, diciamo, di rischio di patologie infettive. Faccio un piccolo inciso rispetto a questa pianta che dicevo usata ed abusata. Si è visto anche che, proprio perché tutti la usano tantissimo, se l'echinacea viene utilizzata senza interruzione può dare un effetto paradosso, cioè dopo un primo picco di stimolo del sistema immunitario si ha un calo nelle difese, quindi un effetto contrario a quello che si vuole ottenere. Per questo, soprattutto questo accade dopo 8 settimane di intenso utilizzo, per questo di solito è meglio fare cicli, magari cicli io dico di 3 settimane al mese, di 20 giorni al mese, con 10 giorni di pausa. Questo per la prevenzione. Se invece si vuole utilizzare l'echinacea più per il momento acuto che sta arrivando, che ci sentiamo già tutti incriccati, che non ci sentiamo bene, che abbiamo avuto un'esposizione a qualcuno che ci ha tossito in faccia tutto il momento, possiamo utilizzarla in maniera un po' più intensiva, e allora ai primi inizi di sintomi si utilizza in 50 gocce ogni mezz'ora per 4 volte, quindi 50 gocce al tempo zero, dopo mezz'ora altre 50 gocce, dopo altra mezz'ora altre 50 e poi altre 50. Quindi 4 assunzioni di fila. 4 assunzioni ravvicinate nell'arco di un'ora e mezza. Poi ci si ferma e in giorni successivi si prendono 50 gocce 4 volte al giorno, sempre nella stessa modalità, meglio diluirle in un po' di acqua, trattenerle un attimino in bocca e poi deglutirle. Quindi bambini no? Bambini, abbiamo altre possibilità. Io la fitoterapia, proprio anche nei bambini la eviterei anche nei pazienti, l'ho scritto, affetti da patologie sistemiche progressive, patologie oncologiche, patologie del sistema immunitario e in donne in gravidanza, perché contiene dei glucosidi la cui struttura molto probabilmente non è rischiosa, ma non si sa ancora se possa avere degli effetti negativi per le donne in gravidanza. L'omeopatia è una terapia con pochi o nulli effetti collaterali, perché usa sostanze estremamente diluite. La fitoterapia invece è una sorta di complesso medico estratto dalla pianta, per cui ha delle indicazioni, delle controindicazioni, e bisogna starci attenti, ecco.
Abbiamo qualcos'altro che ci può venire in aiuto? In aiuto possiamo anche alternare all'echinacea, dicevo prima, l'uncaria. L'uncaria tomentosa è una pianta del Sud America, vive molto nelle zone umide e appartiene a una famiglia che va a stimolare il sistema immunitario in maniera importante e ubiquitaria su tutte le sue componenti. Può dare raramente dei problemi di acidità o di disturbi gastrointestinali se usata ad alti dosaggi. Ai dosaggi consentiti e consigliati dalla farmacopea europea di solito non dà questi tipi di effetti collaterali. Anche qua è meglio evitare l'utilizzo in pazienti con malattie sistemiche progressive importanti o con patologie del sistema immunitario. Patologie autoimmuni, piante che vanno a stimolare il sistema immunitario, è sempre meglio farci attenzione, evitarle, soprattutto nei fitoterapici. Normalmente, mentre l'echinacea si trova più facilmente, usata più facilmente in tintura madre, l'uncaria viene invece utilizzata più facilmente in estratto secco, quindi si trova più facilmente in compresse. Dicevo prima che la fitoterapia utilizza un complesso fitoterapico della pianta, quindi non è che tutto va bene, ci sono dei principi attivi nella pianta che vengono estratti. Nell'uncaria in particolare vengono estratti degli alcaloidi e nei prodotti che noi scegliamo, che prendiamo, dobbiamo vedere che questi alcaloidi siano dosati, in termini medico si dice titolati, di solito devono essere al 3%. E in questa concentrazione di solito il dosaggio consigliato di estratto secco è 250 compresse da 250 mg, da prendere una compressa 2-3 volte al giorno. Può essere, dicevo, utilizzata proprio per evitare l'effetto rebound dell'echinacea, magari nei 10 giorni di finestra in cui non assumiamo l'echinacea, quindi facciamo 20 giorni di echinacea e 10 giorni di uncaria, oppure in chi preferisce le capsule rispetto alle gocce. Ecco. Ultimo consiglio che possiamo dare per i bambini? Ma allora, per i bambini invece dobbiamo spostarci, dicevo, più sulla gemmoterapia. La gemmoterapia, che a volte viene messa come sorella cenerentola della fitoterapia, in realtà ultimamente, negli ultimi anni, sta avendo una sua dignità, è una medicina sempre estratta dalle piante, ma non dalla pianta adulta, gemme, come la fitoterapia. Viene estratta dalla pianta in fase embrionale, dalla sua gemma. Questo è fondamentale perché a volte si fa una gran confusione. Uno dei gemmopreparati più importanti è il Ribes nigrum, lo vediamo adesso nella prossima diapositiva. Il Ribes nigrum, che è il ribes nero, della famiglia della Saxifragace, se viene utilizzata la gemma, quindi se è un gemmo preparato, avrà determinati effetti sulla nostra salute. Se invece viene usata la pianta intera, la tintura madre, ha tutt'altri effetti completamente differenti. Quindi, quando a volte a me mi vengono a dire prendo il ribes nero, e dico ma prendo il ribes nero, la tintura madre, dico ma no signora, tintura madre, a parte che per il bambino non va bene, ma poi non è quello che vogliamo. Quando uno va a chiedere di utilizzare il ribes nigrum, deve chiedere quell'addizione che ho scritto, MG1DH, che vuol dire macerato glicerico diluito alla prima decimale. Sì, se no vai a curare gli occhi, non vai a rinforzare con la tintura madre, non vai a rinforzare il sistema immunitario. Il ribes nigrum è la perla della gemmoterapia, uno perché è ricco di vitamina C, è ricco di flavonoidi ed antociani che favoriscono l'efficacia della vitamina C sul sistema immunitario, è un ottimo antinfiammatorio perché stimola il surrene con la produzione di cortisolo e quindi è davvero un gemmo preparato che va utilizzato tantissimo. L'unica attenzione che consiglio, siccome ha questo effetto sulla corteccia delle ghiandole surrenali, che sono un organello sopra i nostri reni, con la produzione di cortisolo, ci permette anche di affrontare lo stress, la fatica.
però se preso alla sera potrebbe darci dei problemi magari di eccitazione, iperediazione, eccitazione, soprattutto in soggetti sensibili, cioè, non quindi in tutti. Magari quindi è meglio prenderla la mattina, a prendere sonno, a prendere sonno, bambini che saltano e diventano quando uno li vuol mettere a letto che non ce la fa più dopo una giornata di lavoro, gli dà un bel 20 gocce di Ribes e si rovina la serata. Non è così evidente, però in bambini quindi, delicati col allora, sonno. Quante gocce? Allora, teniamo presente che il grado alcolico dei gemmo preparati è decisamente inferiore di quello delle tinture madri. Le tinture madri si parla di 45 gradi, il gemmo preparati si scende intorno ai 20-25 gradi alcolici. Sempre diluito in acqua, mai prima dei 3 anni, lo eviterei, e di solito si dà una goccia per chilo di peso. Un bambino di 15 kg può iniziare con 15 gocce, per poi aumentare nel bambinetto più grande, quando si raggiungono i 40 kg si può già passare a 50 gocce. Nell'adulto si può arrivare sino anche a 100 gocce per un effetto più rapido, da tenere magari per un paio di settimane e poi tornare alle 50 gocce la mattina. Quindi questo serve per alzare le difese immunitarie, si va avanti per 15-20 giorni? Questo, farei anche questi cicli di 20 giorni al mese, non lo lascerei però da solo il Ribes Nigrum, mentre l'echinacea e l'uncaria hanno un effetto più profondo magari sul sistema immunitario e possono essere utilizzate da sole, però abbiamo visto più volte al giorno, il Ribes Nigrum lo associerei sempre all'altro gemmo preparato che sul sistema immunitario dei bambini ha un effetto direi importante, che è la rosa canina. La rosa canina è un bel fiorellino rosa, lo si vede, eccolo qua. Anche sempre qua, in gem. Anche ma io stavo sbagliando tutto, dottore. Sempre in gem. Non sì in che non faccio madre. Il fai da te, ma... No, sempre in gemme, perché le gemme hanno proprio delle componenti completamente differenti dalla pianta adulta, ma completamente. La rosa canina ha un effetto molto buono, ricca anch'essa di vitamina C, ha un effetto particolare sull'apparato, un termine un po' desueto, un po' arcaico in medicina, chiama reticolo endoteliale, cioè quelle cellule che servono a fagocitare le sostanze strane, anche virus o scarti di virus e batteri. Fagociti, diciamo, sì, chiamiamoli fagociti. Così, anche tra cui anch'essi. È utile molto nella prevenzione soprattutto della malattia dell'apparato respiratorio e quindi parliamo, lo trasliamo sul coronavirus, perché il coronavirus è e inizia come malattia dell'apparato respiratorio. Anche qua sempre non ci dà sicurezza, ma ci dà sicuramente quindi un aiuto. Quindi vanno prese in simbiosi? Insieme a Ribes, mai presa da sola. Io a volte vedo pazienti... Nello stesso bicchiere, quindi? Nella stessa giornata, nello stesso schema terapeutico. Quindi tipo, non so, la mattina si prendono... Il Ribes. E poi la rosa canina la sera. Se stai già un po' male, puoi raddoppiare la dose di rosa canina, fare pomeriggio e sera. Questo però, è il caso di prevenzione, invece se si sta male anche... Puoi prendere, non so, due volte il Ribes e due volte la rosa canina. A distanza di mezz'ora? No, facciamo a distanza di uno o due ore. Poi aggiungerci qualcosa di omeopatico nel bambino sicuramente, però anche qua dico... magari faremo una trasmissione a parte sul trattamento delle infezioni respiratorie, però direi con l'omeopatia puoi fare qualcosina sicuramente in più in acuto rispetto. Quindi bambini, no tinture madre, ma attenzione sotto i 3 anni magari evitare anche i gemmoderivati, diluiti in acqua con questa accortezza. Evitare solo la rosa canina da sola, che funziona molto meno bene, perché la rosa canina anche questa va un po' di moda, io sento di prendo la vitamina C, cosa prendo? La rosa canina. È vero che c'è vitamina C nella rosa canina, è vero che serve, ma unita al Ribes Nigrum come gemmo preparato, la sua azione viene decisamente amplificata, sicuramente. Bene, dottore, siamo arrivati a conclusione, le chiedo l'ultima battuta finale. Magari per estemperare questa preoccupazione, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori o soprattutto a coloro che hanno figli piccoli, allora, e che sono comunque allertati, io no? Chiedo ai nostri telespettatori sicuramente di essere ragionevoli sostanzialmente. Stiamo parlando di un problema a cui non siamo abituati, le misure che sono state prese ci hanno spaventato perché non siamo abituati, non perché siamo di fronte a una situazione grave, di emergenza estremamente grave. Siamo di fronte a una malattia che per il momento è contenuta, nei pazienti sani da
meno, molte meno complicanze che nei pazienti che hanno già una patologia preesistente. Se stiamo non troppo bene, iniziamo a curarci, magari con gli aiuti che abbiamo visto oggi. Non chiediamo magari, come ho sentito, alla mamma anziana, se un paziente adulto, di portargli la medicina, perché magari la mamma anziana che viene a casa di me, che sono malato, la metto più a rischio. Allora cerchiamo di curarci, vediamo cosa succede, se i sintomi peggiorano o se siamo stati in zone o vicino a pazienti a rischio, contattiamo telefonicamente il nostro medico o i numeri verdi che ci sono stati dati da regione e da governo. E manteniamo i nostri ritmi normali di vita, facendo attenzione a quello che dicevamo prima, lavaggio mani. Un secondo, l'ultima battuta, un minuto, perché siamo in conclusione. Ranvinstara, vedo che se c'è un contatto stretto, c'è questo. Ranvinstara è un olio essenziale, una pianta del Madagascar, detta anche foglia tuttofare, perché loro lo usano per tantissime cose. Ha un'ottima attività antivirale e un profilo di sicurezza molto elevato, perché gli oli essenziali possono essere molto rischiosi, per questo ho messo il Ranvinstara. Può essere, in particolare nell'adulto, messa una goccia su un po' di zucchero, un po' di miele per 3-4 volte al giorno, come per solo la sua... adulti, non bambini. Il bambino può prenderlo un po' più grandicello anche per il gusto, dopo i 5-6 anni una goccia 2-3 volte al giorno la può prendere, sì, lo può prendere. Quindi magari anche solo come nei bambini l'ho consigliato il Ranvinstara anche come fumenti. Come fumenti, come inalazione. Inalazione vapore... può essere messo nelle nei boccettini dei termosifoni nell'acqua, insieme a un po' di olio essenziale di limone, come vaporizzatori, qualche goccia sul fazzoletto da respirare, quello può essere utile, il Ranvinstara, il limone, l'eucalipto, direi che sono oli essenziali con un buon profilo di sicurezza, sicuramente. Dottore, io la ringrazio. Grazie a voi. Speriamo di aver dato maggiori informazioni ai nostri telespettatori. Comunque, questi protocolli li troverete, si trovano anche sul sito del dottore, comunque li troverete pubblicati anche sul nostro sito internet e nella pagina dedicata appunto alla trasmissione, che potete anche rivedere sul nostro canale YouTube. Io la ringrazio. Grazie a lei. Ringrazio anche voi che ci seguite sempre con un grande interesse. Vi auguro un buon proseguimento di serata e noi ci rivediamo la prossima settimana sempre con Laboratorio Salute. Grazie ancora e arrivederci. Grazie, dottore.